One Podcast. L'Italia, paese di poeti, santi, navigatori. E fin qui lo sappiamo. Ma siamo anche dei veri e propri campioni. E non stiamo parlando di sport. Io sono Francesco Martinelli. Io sono Emilio Silvestri. E questo è Miti da Sfatare. Oggi vi raccontiamo perché non è vero che usiamo sempre correttamente i termini inglesi. Anzi, per dire la verità, siamo proprio dei campioni di fake English. Andiamo però per gradi e iniziamo col dire che l'idea per questa puntata è arrivata direttamente da Marco Maisano, quindi ci sembrava giusto interpellarlo. Ciao Marco, benvenuto. Ciao Marco. Ragazzi, ciao, ciao Emilio, ciao Francesco. E sì, ci riferiamo alla puntata 212 del tuo podcast Ma Perché? Che si intitola proprio Ma perché lo smart working non ci convince più? All'inizio dell'episodio, infatti, elenchi tutta una serie di parole come beauty case, telefilm, block notes, pullman e appunto smart working. Quindi parole che suonano inglesi, ma che in realtà un madrelingua farebbe fatica a comprendere. Sì, avevi poi aggiunto, una puntata sarebbe giusto dedicarla a questo fenomeno. E a questo punto ci si è accesa la lampadina. Siete arrivati voi. E abbiamo detto, bravi. Ci pensiamo noi e la facciamo noi. Eh sì, infatti siamo stati oggetto di studio addirittura da parte del Financial Times. Tutto è nato in realtà dal celebre brano di Celentano, Prison Calling Ends in a Chiusel, non so se lo ricordate. Bellissimo. Bravissimo tra l'altro a dirlo così secco. Impossibile, esatto. Impossibile. Sarei incartato. Esatto, tutto questo perché nel 1973, quando la canzone uscì, mandò in confusione un po' tutto il mondo, considerando che per gli italiani era senza dubbio inglese. Sì. Però per gli inglesi era tutto tranne che inglese. Alla fine si trattava praticamente di una lingua inventata di sana pianta, ed è proprio partendo da questo brano che la giornalista del Financial Times, Amy Kazmin, ha voluto analizzare il modo in cui noi italiani utilizziamo parole inglesi che in realtà non esistono, definendoci, come dicevi tu, dei campioni di fake English. Ma il motivo? Ora lo capirete. Allora, non so, vuoi fare merenda? Beh, mangia un plum cake. Beh, in realtà plum cake è letteralmente una torta di prugne, non la merendina. Quindi tipo dire mangio un plum cake al cioccolato, mangio una torta di prugne al cioccolato. Quindi è completamente distorto, sì. Oppure, era rigore? No? Vabbè dai, guardiamolo in rallenti. Beh, rallenti non esiste, slow motion casomai. Ah sì sì, bella l'esibizione di quel cantante. Beh, ha cantato in playback però. Playback? Lip sync casomai, giusto. Perché playback vuol dire riproduzione multimediale. Oppure, guarda, quei due stanno facendo autostop. Beh, autostop, no, in inglese si dice hitchhiking. O ancora, prendiamo un pullman. Beh, pullman in realtà è un vagone letto, che non si usa neanche più come parola, diciamo, di uso comune. Di uso comune, sì. Si dice più che altro bus oppure coach. Sì. Che coach in realtà lo utilizziamo per termine come allenatore. Sì, e si dice ma anche... in realtà è nella stessa parola. Sì, esatto. Oppure ancora, troppe rughe, beh, fatti un lifting. Beh, ma lifting in realtà vuol dire sollevare letteralmente, quindi piuttosto un facelift. E potrei andare avanti tutto il giorno, con acqua, gym, flipper, jolly, softer. Insomma, forse alla fine la giornalista aveva ragione. E a questo punto, per capire il motivo per il quale ci ostiniamo a continuare a usare parole sbagliate, che tra l'altro prendono il nome tecnico di pseudoanglicismi, e su Wikipedia c'è tutta una lista di queste parole, possiamo finalmente usare la domanda fatidica: ma perché? E soprattutto porla a Marco Maisano, autore e conduttore del podcast Ma Perché? Dici un po', Marco, secondo te perché utilizziamo tutti questi inglesismi a sproposito? Ma secondo me perché siamo innamorati degli Stati Uniti da sempre, dalla seconda guerra mondiale in poi, la nostra vita è legata alla loro, e quindi probabilmente quella fascinazione che subiamo per gli Stati Uniti ci ha portato poi a un certo punto anche a inventarci delle parole purché suonino in un qualche modo inglesi. Poi se una cosa suona inglese sembra anche più vera, non so, sembra più credibile, sì, perché sembra come più seria, no? Ma poi appunto le parole, voi ne avete citate alcune ma ce ne sono tantissime altre. Ora di recente si trovano in giro per esempio i distributori automatici che si chiamano self bar. Self bar che non è assolutamente una parola inglese. È un misto di due parole. È un misto di due parole inglesi che però suonano carine insieme, no? Quindi ma sì, self bar. Questa cosa secondo me è assolutamente vera, e la questione un po' strana è che continuiamo a inventarle queste parole anche adesso che magari non abbiamo più questo fascino. Beh, smart working, esatto, è un esempio perfetto. Sì, esatto. Smart working, infatti il termine esiste e viene utilizzato in maniera errata. In realtà da ben
ben prima della pandemia, anche se in realtà ne abbiamo sentito parlare tantissimo negli ultimi 3 anni più che altro, e sembra però abbastanza chiaro che il suo errato utilizzo sia stato alimentato direttamente da parte delle istituzioni. Pensiamo ad esempio ai comunicati di Giuseppe Conte, in cui spiegava le modalità di proseguimento delle attività lavorative, ma anche sugli avvisi di tutt'oggi, perché se andiamo sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del MIUR, troviamo proprio il riferimento, diciamo, per far capire a tutti, smart working. Poi, se leggiamo attentamente le leggi che fanno riferimento a questa dinamiche, si chiama lavoro agile a livello tecnico, però in realtà è per abbreviare, per rendere l'idea, viene utilizzato appunto smart working come sinonimo, quando in realtà gli anglosassoni utilizzano l'abbreviazione WFH, cioè working from home. Vabbè, Celentano poi ci ha messo del suo, perché quegli spettacoli poi incredibili, che piacciono anche agli americani. Io mi ricordo di aver visto un thread su Twitter dove si parlava appunto di quel video, ma di quei video di Celentano, che appunto molleggiava e parlava questo inglese maccheronico, addirittura proprio fake English, con parole del tutto inventate, ma sotto dei commenti di, no, entusiasmo da parte degli utenti inglesi e americani, che dicevano: ma guarda questo che figo che è, anche se quello che stava dicendo non aveva alcun senso. È un po' anche come noi italiani ci esaltiamo quando vediamo all'estero gente che utilizza termini di uso comune, che magari ci riconosce come italiani, ci dice: ah, questa parola, quest'altra parola, pizza mandolina, che bello, che bello. Ma all'estero si trova spesso, capita spesso di vedere, che so, dei bar che si chiamano muro, cioè parole italiane, sì, utilizzate veramente a caso, che hanno quella sonorità italiana, sì, ma sì, che sì. Tu non utilizzeresti mai per nominare, per dare nome a un bar muro, cioè, non un bar muro. A meno che non sia il cognome di qualcuno, quello che ha il bar, ecco. Chiaro. Quindi possiamo dire una volta per tutte che non è vero che utilizziamo sempre correttamente i termini inglesi. Marco, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, invitiamo tutti ad ascoltare il podcast Ma Perché, che ogni giorno prova a rispondere alla domanda delle domande. Oltretutto, un sondaggio ha rivelato che i bambini fanno in media 300 domande al giorno. Ecco, se ce ne facciamo almeno una ogni tanto anche noi, è un inizio. Grazie ancora, Marco. Grazie a voi. Grazie, Marco. Noi torniamo domani con un altro mito da sfatare. Ciao! Miti da sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Marco Maisano. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.